al Salone del Gusto si parla anche di fico, veramente dovrei dire alla femminile ma mi vergogno un pochettino, quindi lo facciamo in modo che parliamo di questo prodotto con l'assessore Giovanni Allegrini. Buongiorno, grazie di questo vostro interessamento. Niente, noi quest'anno siamo alla prima esperienza, abbiamo riscoperto anche grazie all'aiuto di Slow Food un nostro prodotto tipico, che era un prodotto povero della terra del Salento, un prodotto che per millenni ha permesso alle famiglie di nutrirsi. Oggi, insieme a tanti giovani ragazzi che ci stanno credendo e con l'aiuto di Slow Food, stiamo riscoprendo questo prodotto. Di cosa si tratta? Si tratta di un fico mandorlato. Questo fico praticamente viene essiccato, all'interno viene messa una mandorla tostata, delle bucce di limone e alcuni semini di finocchi e poi viene cotto al forno. Quindi è da qualche anno già che l'amministrazione si stava muovendo in questo senso. La cosa positivissima è che ci sono tanti giovani che stanno tornando a credere nell'agricoltura. Come potete ben vedere sono qui con me. Se vogliamo. Vogliamo dire dove è il paese, dove vi trovate? Il paese è San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, vicino ad Ostuni, e facciamo parte del comprensorio dell'Alto Salento. Domanda unica per i quattro ragazzi che ci sono qua, quindi quattro risposte. Ragazzi, perché siete ritornati alla terra e che cosa vi aspettate? Angelo Marzella, allora, la terra, diciamo, abbiamo trovato uno sbocco lavorativo in questo momento di crisi per cercare di muoverci, perché in questo periodo bisogna muoversi, bisogna stare al passo coi tempi, e grazie a questo prodotto stiamo andando avanti. Anche la passione eppure il modo di inventarsi il lavoro, no? Ma come ti chiami? Claudio. Perché i nostri genitori, Antonio, perché i nostri genitori e i nostri nonni sono riusciti a vivere grazie ai terreni, grazie a questi terreni noi riusciamo ad andare avanti e cercare di costruire il nostro futuro. Giuseppe, stiamo ricredendo nell'agricoltura perché il nostro paese è un paese agricolo dove adesso stiamo ricredendo di nuovo di rilanciare il prodotto. La figa ammaratata!